per introdurre l'intervento del sindaco e poi del prorettore, aggiungo alcune considerazioni a quello che ha detto Maurizio Ridolfi sui problemi di questo rapporto, che va inserito in un contesto dove alcuni problemi appartengono all'università italiana e non all'università della Tuscia. In questi 35 anni sono decine di migliaia gli studenti che sono passati attraverso l'università della Tuscia. Decine di migliaia, alcuni dei quali hanno concluso il loro percorso di studi. Tenete conto che stiamo intorno ai tra i 15 e i 16 mila laureati nel nostro Ateneo, tra le lauree quadriennali, le lauree triennali e le lauree magistrali. Quindi un numero consistente di, apparentemente un numero consistente di laureati che sono usciti da Viterbo. Però è un numero ancora troppo poco consistente. Tenete presente che le cifre che abbiamo a livello europeo ci collocano come numero di laureati nei 28 paesi europei all'ultimo posto. E questo deve avere una spiegazione che prescinde da Viterbo. C'è qualche cosa ovviamente che ha a che fare non tanto con la progressiva diminuzione della burocrazia pubblica, che va salutata positivamente, quanto con un contesto nel quale, per esempio, le iniziative che si muovono nel privato non considerano l'aumento di conoscenze che si può ottenere attraverso la laurea come un fattore di progresso delle attività economiche. Quindi i nostri imprenditori in molti casi ci hanno fatto sapere le classifiche che periodicamente la Camera di Commercio fa per la provincia di Viterbo, che se ci sono dei posti per il futuro sono posti piuttosto per diplomati e non per laureati. Cioè il laureato non è un fattore che aggiunge qualche cosa di positivo allo sviluppo dell'impresa. Quindi ci sono problemi anche di cambiamenti di mentalità che nel nostro paese vanno operati. Però c'è anche un grosso problema che non dipende né dalle imprese né dal mondo della burocrazia, ma dipende dal fatto che l'università porta in sé una serie di difficoltà notevolissime. Anche qui siamo ai primi posti purtroppo in Europa per quanto riguarda la regolarità del percorso degli studi e la durata del percorso degli studi. Abbiamo un tasso di abbandono ancora eccessivamente elevato, nonostante l'introduzione della laurea triennale e della laurea magistrale. I dati di Alma Laurea dell'ultimo anno dicono che per fare la laurea, per la laurea triennale ci si mette 5 anni e mezzo in media, che significa che alcune facoltà ci mettono ancora di più e alcune ci mettono di meno. È vero che prima per la laurea quadriennale, me lo ricordo, nei rapporti dei nuclei di valutazione del nostro Ateneo si parlava di 7 anni e mezzo per la laurea quadriennale, ora siamo scesi di 2 anni, ma i nostri laureati quando arrivano alla fine del percorso sono già troppo avanti con gli anni rispetto ai laureati degli altri paesi. E poi 2 appunti che riguardano proprio il rapporto tra città e università. Queste migliaia di studenti che sono passati attraverso questa città, molti di loro hanno vissuto anche in questa città. L'università si è organizzata con la casa dello studente, con una serie di servizi. Forse da parte della città si è rimasti in attesa, adesso io lo dico come docente che per 20 anni ha lavorato in questa università, di qualche cosa che si muovesse per favorire questa residenzialità degli studenti a Viterbo, che sono andati prevalentemente ad occupare quelle case nel centro storico che nessuno voleva più. Il che non è un fatto positivo, non significa che c'è una scelta in direzione di favorire l'ospitalità che viene creata per questi giovani che comunque vivendo a Viterbo portano soldi a Viterbo. Allora, in cambio di questi soldi, forse la città e le strutture che si muovono intorno alla città, non sto parlando ovviamente solo dell'amministrazione comunale, qualcosa di più potrebbero fare per fare in modo che diventi anche Viterbo, che non è ancora, una città universitaria, nel senso che gli universitari si trovano bene a stare qui,
e hanno quelle comodità che sono non un lusso per chi vive fuori casa, ma la norma per chi deve studiare, ma deve trovare anche alcune strutture di supporto per quello che sta facendo. E poi certo che da parte dell'università ora forse c'è la necessità di una presenza ancora più radicata nel territorio. Io ricordo che quando insegnavo all'Università di Salerno dovevo ogni anno chiedere l'autorizzazione al rettore per poter risiedere fuori sede, perché se no dovevo stare nell'ambito di, mi pare, 90 chilometri, allora erano le regole, non potevo andare più lontano di 90 chilometri ad abitare. È una constatazione che questi 90 chilometri ci portano a Roma, e quindi la maggior parte dei docenti della nostra università che abitano a Roma sono da questo punto di vista giustificati, dal punto di vista formale. Rimane il problema che questa è un'università che si chiama della Tuscia, con la stragrande maggioranza dei professori che non abitano e non vivono nella Tuscia. E questo incide in maniera significativa, quindi forse c'è una necessità di riflessione su questi aspetti anche da parte dell'università, perché il rapporto con il territorio non nasce solamente attraverso il rapporto tra le istituzioni, ma nasce attraverso anche una condivisione di ciò che è sul territorio. I docenti che stanno a Viterbo vivono la vita culturale, la vita sociale, la vita economica di Viterbo in una maniera diversa da quelli che vengono a Viterbo solamente per insegnare. E quindi questo è un problema che nella prospettiva in qualche modo va affrontato. Ora, di carne al fuoco per l'intervento del sindaco, del prorettore, ne abbiamo messo anche troppo,